Hello everybody, Steffi Serra. Perché se guardiamo bene, così si vede il Dio vivente in cielo e in terra. Allora, comprendete la barba, quindi straordinari. Isolamento, boicottamento, eccetera, eccetera, quello che sapete. Allora, questi sono gli alimenti sospetti di causarmi problemi, una digestione molto lenta, duratura, con sonnolenza, e quindi l'ho messo nella mia ultima pagina del blog. E vedete, è l'avena con i cereali. E vado avanti così. Scriverò i market dove li ho trovati. Ovviamente lo ripeto ancora una volta che serve. Qua stiamo parlando di un'isola, soprattutto questa città dove vivo, dove sono radicate le mafie narcos e tutto in mano loro, o comunque massoneria, rettiliani, è quello che sapete. È una cosa, questa della contaminazione degli alimenti, che mi fanno, a me in particolare e alle anime bianche, da oltre 15 anni. Dopo parecchi e parecchi tentativi di denunciare, querele sparite, finalmente ai NAS mi era stato possibile denunciare il fatto. Però con delle problematiche, quindi che sapete. Allora, diciamo che io ho fortissimi sospetti perché ho cambiato alimento e si sono risolti i problemi di digestione lenta, sonnolenza e digestione troppo lunga, lenta, lunga e con sonnolenza indotta. E allora, ripeto, sono saltati un po' gli schemi, nel senso che per gravissime responsabilità da genocidio e incapacità di contrastare le mafie, la delinquenza, i criminali. Io ho scritto di chiudere il governo e ho ridato l'incarico a Gentiloni e Veltroni e ad affidabili. Ad affidabili nella fede, ecco. Dopodiché hanno occupato anche le istituzioni qua nella regione e c'è stata quella farsa delle primarie dove c'erano tre rettiliani e siamo arrivati ai giorni nostri con quello che sapete. E quindi ripeto, questa è una situazione gravissima. Quando denunci vessazioni e alimenti contaminati, che ovviamente tu da solo non puoi, o comunque sarebbe troppo difficile dimostrare senza il supporto di specialisti anime bianche che non vengano terrorizzati o ultraterrorizzati dai massoni rettiliani mafiosi che sono costretti a frequentare persino nelle forze dell'ordine, nella security e nella military force. È quello che sapete. Quindi sto andando avanti così, perché sia sui tweet che nelle mail ho difficoltà a trovare qualche affidabile. E quindi lo metto là e affido il compito alle varie security, i NAS, i valorosi, eccetera. Per quanto riguarda le vessazioni,
volevo precisare, quindi mal di testa, al risveglio, riescono a farmele anche in giardino, molto meno che dentro. Io comunque sto bene, vado avanti, però ho notato una vessazione molto dolorosa alla colonna, persino quando ero in fila dal medico. E quindi evidentemente usano le foto o pupazzetti e riescono a crearti questo indolenzimento alla colonna, o alle articolazioni. Di questo sono sicuro, lo ricordo. Per quanto riguarda il subconscio, anche quella è durissima. Posso garantirvi che ti mettono i pensieri in testa anche canzoni. Dopo aver parlato del peccato di Eva e dell'umanità tutta che sta scontando il peccato di Eva, mi hanno messo nella testa The Adam Song dei Blink 182. E ho iniziato ad ascoltarla. E non è un caso, è una vessazione da subconscio nella testa. Lo fanno dall'alto, dall'alto avete letto il libro di David Icke, e quindi ci riescono. Ho parlato di Eva e subito mi hanno messo The Adam Song. E questa è una prospettiva ampia. Che ovviamente ci deve far riconsiderare parecchie cose. Altre vessazioni che mi sono reso conto, e quindi problemi di scarichi improvvisi, quindi cattiva digestione, scarichi improvvisi, e un'altra molto importante, o un aumento dell'energia sessuale, un aumento, lì siamo sulla magia nera, oppure una diminuzione, proprio ti diminuiscono l'energia sessuale o te la fanno aumentare in modo. Mentre dovete sapere, se stiamo andando avanti così, persone che riescono a trasmetterti energia negativa, parecchio negativa a volte, e anche solo con lo sguardo, questo l'ho ricordato da poco, comunque hanno campi energetici negativi, o persone che ti sottraggono energia quasi fossero vampiri, o forse sono veramente vampiri, più i campi magnetici. Campi magnetici che ti fanno anche cadere oggetti. A me mi hanno fatto cadere 7-8 cellulari negli ultimi 2 anni, che dovrei ancora ripararli. Tutti economici. Chiariti questi punti, questa è la mia posizione. Poi, ovviamente, non facendo parlare le persone esperte, c'è sempre il rischio che mettano in mezzo i terroristi psichiatri o i terroristi della security infiltrati che ti accusano di qualsiasi infamia. È vero che dai tempi di Gesù e anche prima, chi dice la verità viene perseguitato. Nelle canzoni la verità fa male. È questo. E allora, le soluzioni sono, quindi mangiare vegetariano ti consente di non assimilare tutta quella sofferenza, quel marciume che tra l'altro digerisci male, ti fa male agli organi interni, fa anche schifo, diciamolo. Tutte quelle contaminazioni chimiche, eccetera, e di non renderti partecipe del disastro mondiale, perché è un disastro.
è forse una delle chiavi più importanti per agevolare e quindi la luce, Dio, e quindi evolverci tutti quanti a livelli più alti. E quindi un'alimentazione vegetariana. Stare saldi nella fede, comunque, ti consente di avere radici forti, e quindi, come ha detto Gesù e gli altri profeti, una casa costruita con mattoni forti, con l'acciaio, non va giù. Per costruire l'acciaio devi allenarti. E Qigong, esercizi di yoga, respirazione, quello per noi è l'allenamento. Puoi fare anche un po' di aerobica, però la base è questa. Devi mettere radici. Questo significa avere radici d'acciaio. La fede, preghiera al mattino, ringraziare. E quindi la spiritualità, spiritual religion. In questo modo avete visto che riesce a contrastare il subconscio, le vessazioni, vabbè, le devi conoscere, e perlomeno a non farti scombussolare come un fuscello da tutti i mass media e da tutte le fesserie che sentiamo. Well, thank you. Chiudiamo alla verighiera. Per gratitudine, che comunque ci danno un grande aiuto.